facendo così. Sono contenitori di primo viaggio pronti in uscita dalle fabbriche cinesi, già vestite con smoking lucidi e profumati e non brutti, arrugginiti e sporchi come quelli che vediamo in giro, già pronti e confezionati per iniziare a trasportare il proprio rispettivo messaggio per quelle destinazioni più congeniali del mondo, scelte ad hoc da ogni soggetto. All'arrivo in Italia, i container già addobbati con i propri messaggi in Cina potrebbero essere riempiti con i propri prodotti o altri prodotti destinati alle target area, cioè alle aree dove ogni singolo proprietario ha deciso che per 2 anni, per 3 anni, il suo messaggio deve arrivare continuamente, andare e tornare, andare e tornare. I 33 soggetti avrebbero a disposizione con propri spazi pubblicitari addirittura circa 5 km di lunghezza, con un'età da 6 metri, più 2,40 m di altezza, e addirittura spazi pubblicitari lunghi 10 km con un'unità da 12 metri, cioè da 40 piedi. Da tenere presente che quello che vi sto per dire e vi ho detto non è una cosa che mi sono inventato, no, è stato un lento, laborioso lavoro di sviluppo e di ricerca continua negli ultimi, direi, 15-20 anni. Quello che mi conforta è che ci sono molti, molti soggetti che ci stanno seguendo. Uno all'Università della California, un altro all'Università di Torcise, in Slovacchia, un altro, c'è anche l'Università di Cuba indirettamente, dove mi hanno invitato qualche anno fa a prendere parte a un come invited lecturer a una conferenza proprio sul contenere. Poi ha avuto dei ritardi, ma insomma sarebbe. Per quanto riguarda noi invece, quello che è una piccola parte della filosofia CAP, Container Advertising Board, è già stata adottata sia nei porti di Rotterdam, adesso da settembre del 2008 anche dalla BBC News di Londra, e la BBC News, come tutti gli anglosassoni, quando dice una cosa la fa. Io mi auguro che anche qui in Italia noi, quando cominciamo a capire che non dobbiamo più spiegare che l'acqua è bagnata, ma ce l'abbiamo davanti le soluzioni, basta cominciare a far squadra e a iniziare a fare qualcosa di concreto. La BBC News, dicevo, da settembre 2008 ha preso un contenitore da 40 piedi e praticamente per un anno lo fa girare in tutto il mondo, elencando di volta in volta, e lo potrete vedere anche voi seguendolo su internet sotto bbcnews.com, news.bbc.co.uk e poi /the box. Lo potete vedere anche voi e seguirlo giorno per giorno. Anzi, la BBC ci dice: se vedete questo contenitore in giro, avvisateci, mandateci la foto che la pubblichiamo. Ma quello che sta facendo la BBC News è solamente una infinita piccola parte di quello che è la filosofia CAP, perché la filosofia CAP è molto più completa e noi siamo molto contenti quando qualcuno ci copia o tenta di copiarci, come è successo in Sudafrica e in Australia un paio di volte, e poi gira ci vengono a chiedere come possono proseguire. Ovviamente il nostro know-how è costituito da più di 40 anni di interesse nel settore, perciò sappiamo esattamente tutto quello che si può leggere sui contenitori, sia dal punto di vista tecnico, commerciale che operativo. Tornando a noi, vorrei rimanere dentro ai miei limiti. Gli stagisti del Career Day 2009, selezionati a ruota, potrebbero essere gestiti per ogni azienda qui presente oggi per il controllo, per esempio, della prima flotta di 10 unità e oggi dei 330 container, e avere presupposti concreti per nuovi indirizzi e professionalità. Gli enti partecipanti, con i servizi e prodotti del loro territorio, potrebbero avere la regia, e perciò provincia, regione, comune, incorniciando i container, scaria, a modo di una bella cornice con tutti i loro nomi, incomodati con le aziende,
ed agire da apripista ad essere di esempio ad altre regioni italiane. Non vi dico cosa potrebbe succedere, per esempio, con messaggi mirati per determinate zone dal punto di vista turistico, propagandando i nostri prodotti, propagandando il nostro territorio, e non trovarselo il solito, non trovarsi il solito pamphlet quando uno si siede in aereo, vede il programma, vede gente, ma dentro un pamphlet chiuso lì in aereo oppure da un'altra parte, ma certamente non con quell'impatto visivo che potrebbe avere con un 12 metri per 2,40 o con un 6 metri per 2,40 moltiplicato 5 pareti. Mi chiedo cosa ne potrete pensare per riguardo il nostro Premier e il Ministro Ligure dello Sviluppo Economico Italiano, l'onorevole Antonio Claudio Scajola. Mi auguro di ricevere un loro commento a breve. Noi siamo a loro disposizione come siamo a vostra disposizione, e mi farebbe molto piacere che ognuno di voi facesse un po' da passaparola, da ambasciatore di questo nuovo messaggio grosso e importante che tutta la nostra comunità necessita, specialmente in questo periodo di recessione. Cosa succederebbe se i container del Carrier Day 2009 fossero per ogni soggetto invece di 10, 100? Non ci vorrebbe molto, perché aziende così grosse come abbiamo visto stamattina e vedremo oggi pomeriggio, per loro non dovrebbe essere un grosso finanziamento comprare 10 o 100 contenitori, ma magari piano piano, facendo dei lavori in progress. Perciò, se fossero 100 ogni azienda a comprare i contenitori, se fossero 100 per ognuna, diventerebbero facilmente 3.300. Ma vi potete immaginare cosa significa avere di fronte 3.300 contenitori? Quanto spazio disponibile possiamo disporre tutti assieme? E quanti veri posti di lavoro verrebbero fuori? Per chi deve affiggere, per chi deve inventarsi un moto, per chi deve togliere la vecchia fissione, per chi deve controllare il messaggio dove, quando passa, eccetera, eccetera. E queste sono solo cose in superficie che vi sto dicendo. Poi, se vogliamo andare in profondità, vi incito e vi prego di mandarci delle email con le vostre domande. Ad ogni mese sarà risposta. La sfida, pertanto, è iniziata da tempo. Basta saperla cogliere e reagire in maniera esemplare, prima di altri possibilmente, con la massima professionalità e intelligenza. Perciò invito tutti i partecipanti, soprattutto all'ottimismo, e a non sottovalutare le vere e molteplici potenzialità concrete del CAP in tutti i settori. Sottolineo che per questa prima iniziativa il supporto del sottoscritto è gratuito per tutti i 33 soggetti, cioè le 28 aziende, i 35 che siano e i 5 enti che ci hanno permesso di essere ospiti. Il sottoscritto, 18enne di 67 anni, quello che doveva fare, come dicevo prima, nella vita lo ha già fatto e lo ha già detto. Ora tocca a voi giovani andare alla tappa. I contenuti rispettano. Buona fortuna. Mi auguro di entrare tutti gli ambasciatori di questa nuova filosofia. E vi prego di consigliare il vostro questionario se lo avete ancora da compilare su al quarto piano nel nostro box container dell'International. Grazie mille per l'attenzione.